cerimonie religiose erano tenute in grandi templi, come quello che vedete, un'imponente e meravigliosa costruzione. Stupida bicocca! Hai piegato bene il lenzuolo? Io adoro il mio lenzuolo. Piegalo come una bandiera. Apri la porta, cane! E piega bene il lenzuolo. No, 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 no. Stupido cane, hai coperto un estraneo con il mio lenzuolo. Questo lo farà sentire meglio, signor Fritte. Ora ci racconti cosa le è successo, poverino. Quello che è successo a me non è importante. La cosa importante è quello che potrebbe succedere a voi. E quello che è già successo migliaia di anni fa. Il vestito che ho nel mio sacco ne è stato testimone. Questo apparteneva ad una principessa Maya vissuta tanto tempo fa. La principessa amava i biscotti. Ogni giorno il fornaio reale preparava un vaso pieno di biscotti per la principessa. Il vaso di biscotti veniva portato dal primo ciambellano di corte, ma prima di portarglieli, l'avido ciambellano rubava una parte dei biscotti e li vendeva per suo profitto. Un giorno il fornaio lo sorprese a rubare e decise di dirlo alla principessa, ma il ciambellano andò da lei per primo. Si presentò alla principessa con il vaso di biscotti semivuoto e disse di aver sorpreso lui, il fornaio, mentre li rubava. La principessa si sentì oltraggiata e ordinò che al fornaio fosse cucita la bocca, fossero depilate le sopracciglia e che venisse mummificato. Cosa molto sgradevole. Adesso il fornaio è una mummia che ha molti secoli sulle spalle e che si è ridestata e sta cercando vendetta e si sta dirigendo verso la vostra casa proprio in questo preciso momento. Perché viene qui? Perché da noi? Ora vi mostro un antico disegno della principessa e del ciambellano. Ci somigliano come due gocce d'acqua. Penso di aver bisogno di fare un sonnellino adesso.